Aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte, e mentre i genitori gli portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse: non nascondere il tuo volto nel giorno della mia nascita, vieni a presso di me il regno, quando ti invoco presto rispondi. Affiaccato via la mia forza, abbreviato i miei giorni, io dico: mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. E un piccolo paese raggiunge a malapena i 1050 anni e soprattutto soprattutto da persone anziane, anzi, come si dice oggi, diversamente giovani, perché è questa adesso la cosa che va di moda. E quindi noi, 36 persone, 12 anni fa, faceva parte anche Don Antonino e anche oggi fa parte di questa associazione, ci siamo messi insieme perché nessuno deve stare solo, deve stare a casa. Qui si riuniscono, possono giocare, possono chiacchierare, qualche volta litigano. Piccoli litigi. Poi fanno pace. No, assolutamente sì. Oh, non so se Antonino è attento come si chiama questa associazione. Non mi ha detto niente. No! L'associazione si chiama Stella Polare, perché ognuno di noi non deve perdere mai il proprio cammino. Noi, per quello che possiamo, per le nostre finanze, che non è che siano poi così floride, cerchiamo di organizzare conferenze. Organizziamo, anzi, adesso per San Valentino organizziamo eccellenza il pranzo degli innamorati della buona tavola. Organizziamo le cure termali, facciamo qualche attività piccola di un giorno, ma quello che ci dà più soddisfazione è che i nostri soci, che da 36 all'inizio sono diventati 250, stanno insieme, chiacchierano, fanno le cose, quindi sono per noi le soddisfazioni. Noi dobbiamo vivere questo momento. È inutile stare a lamentarsi, è inutile stare a rimpiangere il passato. Noi dobbiamo vivere questo momento e dobbiamo cercare di viverlo bene. È chiaro? Ora, che significa vivere questo momento? Voi già state facendo, diciamo, una cosa bella, cioè il fatto di ritrovarvi, di fare un programma che vi aiuti a vivere insieme e a superare la solitudine. Questo è già una cosa importante. Ora, è chiaro che il programma che voi dovete fare deve essere un programma vario. Cercate di inserire anche elementi, diciamo, di cultura,
di formazione cristiana, di cultura cristiana, di riflettere anche e discutere situazioni della nostra società, dei nostri tempi, perché noi dobbiamo sempre di più crescere. La nostra mente, se non viene esercitata, si arrugginisce. Dovete interessarvi sempre di cose nuove. Guardate anche la televisione, guardate le cose interessanti, ci sono dei programmi estremamente interessanti, parlate tra di voi anche di cose interessanti e poi anche dedicate del tempo al gioco, al divertimento, allo svago, perché tutto questo aiuta anche l'allegria. Non possiamo sempre stare a piangere sui nostri dolori, sulle nostre malattie, sui nostri disagi. C'è un'altra cosa che io vorrei suggerirvi, prendendo a prestito da quello che dice Papa Francesco. Papa Francesco ha un debole per i nonni e le nonne, ha un debole, e dice che il futuro dell'umanità dipende dai nonni e dalle nonne, non dipende dai giovani. Ognuno fa la sua parte, ma attenzione, io penso che anche i vostri figli, anche tanti giovani di oggi, oggi non ne fanno di figli, ma quelli pochi che fanno poi li affidano ai nonni e alle nonne, e siete voi che potete, per quello che è possibile, trasmettere la fede e l'amore per il Signore a questi ragazzi, a questi bambini, educarli alla preghiera, educarli alla rettitudine, alla sincerità, al rispetto, tutte cose che voi avete appreso nelle vostre famiglie, nei vostri genitori, nella Chiesa, ma oggi i giovani in Chiesa ci vanno poco, soprattutto nelle città. Noi sperimentiamo che i bambini, quando vengono al catechismo, non sanno fare il segno della croce. Questo per dire che in casa non sentono mai parlare di Gesù, non sentono mai parlare di religione. Si parla sempre, quando si parla, sempre e solo di cose leggere, futili. E invece bisogna dare i fondamenti alle nuove generazioni, e questo lo potete fare voi, certo, chi ha i nipoti, chi ha ancora questa fortuna, questa gioia. Ecco, perciò dice Papa Francesco, il futuro dipende dai nonni e dalle nonne. E c'è un'altra cosa, sentimenti di amore, di affetto, sensibilità verso le persone, verso le cose, anche questi sono sentimenti e valori che potete trasmettere voi. Io sono convinto che oggi corriamo tutti e non pensiamo che, per esempio, i bambini hanno bisogno che i genitori, gli adulti si fermino e stiano lì a perdere tempo con loro. Purtroppo il tempo non ce l'abbiamo o non lo troviamo, per cui restano, cosa fanno i bambini? O restano davanti alla televisione, o davanti ai videogiochi, oppure ai telefonini che hanno già da quando sono piccoli.
ai cartoni animati, che sono anche cose buone, ma in una giusta misura. Ecco, questo oggi è uno dei compiti importanti che potete fare voi. Ripeto, il primo è quello di non fare arrugginire il cervello e poi, ecco, trascorrendo anche il tempo qui insieme. Questo è ciò che io vi posso dire. Il vescovo è venuto per fare questa visita, per salutarvi, per dirvi che ogni giorno io prego per tutta la diocesi. Questo è anche fatto dalla signora sempre qui. Grazie, grazie. Mi metterò nella busta. Sì, sì.